Amici di Itinerari Caccia, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi siamo a Grosio, in Valtellina. Su invito della Beretta siamo qui per cacciare camosci e ho degli ospiti veramente eccezionali. Andiamoli a conoscere. Eccoci qua. Allora, il nostro ospite d'onore di questa puntata è Luigi Angeletti, segretario nazionale della UIT, ma soprattutto oggi cacciatore. Anzi, solo cacciatore. Il lavoro lo lasciamo nei giorni alla prossima settimana, anche perché il tema di questa puntata è la caccia e puntini puntini, e lo svilupperemo con Luigi e con i nostri ospiti durante tutta questa puntata. Abbiamo la rock star dei armieri italiani, Hermes Besseghini, e Irene, la moglie. Per venire qui da te si fa una strada tortuosa e difficile, quindi deve essere veramente bravo. Che dici, Luigi? Sicuramente, se no uno non arriva fino a qui. Soprattutto dove vengo io. Assolutamente. Perché merita venire qui e farsi preparare le armi. Da Hermes. Qui invece ci troviamo nel regno di Hermes. Qui Hermes sistema, aggiusta, fa tutte le sue accuratizzazioni delle armi. E ti chiedo immediatamente, cosa hai preparato a Luigi e a me per questa caccia al camoscio? Allora, per te ho preparato semplicemente una carabina in acciaio inox, una stainless inox, con calciatura in un materiale particolare che è un laminato. Questo materiale offre innumerevoli vantaggi perché sì, non presenta torsioni, eccetera, eccetera, movimento legato allo sparo. Ed è montata con un'ottica della Barris, un'ottica variabile 3-12, essenzialmente una carabina di serie, a cui sono stati montati anche gli attacchi di serie, centrando il più possibile tutto, e verranno utilizzate anche relative munizioni di serie. Quindi io andrò a caccia con un calibro 308, una ticca di calibro 300, 308 Winchester, che è un assoluto con migliori. Un Barris 3-12 variabile, esatto, perché io sono di riserva, anche se il calibro è eccellente perché è uno dei migliori. Ma parliamo invece del cacciatore, di colui che domani avrà l'onere del tiro in prima battuta. Assolutamente. Allora, per Luigi invece è stato preparato un calibro un po' più esuberante, sempre un calibro 30, ma in 300 Winchester Magnum. La carabina è sempre una stainless, cioè acciaio, in più monta, per il fatto proprio del calibro, in se stesso un freno di bocca che attutisce notevolmente il rinculo, poi ne parleremo nel dettaglio successivamente. Monta un'ottica Steiner e compensatore di traiettoria che permette di effettuare tiri a lunga distanza, senza mai toccare il cannocchiale. Allora, questo è il tuo brevetto, vero? Sì. Facciamo una cosa: la carabina Luigi la va a provare direttamente in poligono, però noi per la caccia a camoscio ci vogliono anche i binocoli. Sì. Tu ci hai portato dei Ranger Xtreme che mi dicevi sono appena arrivati, sì, sono una novità. Noi abbiamo il privilegio di testarli per la prima volta. E quindi daremo anche il nostro giudizio dopo due giorni di caccia rispetto a questi cannocchiali 1,8x42, 1,10x42, i classici binocoli che servono per la caccia a camoscio. Trasferiamoci in poligono e mi racconti qualche dettaglio in più della customizzazione di quello che ci fai tu con queste carabine. Allora, questa è la carabina che domani Luigi userà a caccia. È una ticca con uno Steiner, come abbiamo già detto. Ce la spieghi meglio, ce la illustri nel dettaglio, Hermes? Sì, oltre ai particolari già descritti precedentemente, la carabina, da una carabina normale, peraltro estremamente valida, viene accuratizzata in alcune delle sue parti meccaniche importanti ai fini ancora di migliorare la già, diciamo, performante prestazione di una carabina di serie. E questi piccoli interventi consistono nel uno, alleggerire ulteriormente lo scatto, lo stecker, o nel caso sia montato lo scatto diretto,
Poi sicuramente un altro fattore molto importante all'interno di una calciatura, che sia essa in polimero, in legno o in qualsiasi altro materiale, è preferibile eseguire il bedding, in quanto con questo accorgimento il corpo meccanica calciatura rimane più solidale, per evitare qualsiasi possibile vibrazione dell'arma stessa, e soprattutto nei calci in legno evita che la deformazione del legno possa portare a degli spiacevoli inconvenienti nel momento in cui il legno stesso in qualsiasi modo va a toccare la canna. Ecco, da quello deriva il termine flottante. Il termine flottante significa appunto che la canna non tocca la carabina. La canna non tocca la carabina. Ecco, ora partiamo in quello che è la parte più importante di tutto, cioè la prova dell'arma. La prova dell'arma viene effettuata con una munizione del gruppo Saco, importata in Italia dalla ditta Beretta, sempre più o meno da 2 anni. È una cartuccia con delle caratteristiche importanti dal punto di vista tecnico, perché utilizza una palla estremamente moderna, perché utilizza una palla che non è nient'altro che la Sui Scirocco, in un'unità di peso importante, perché è una 180 grani adattissima alla tipologia del calibro. Le prestazioni di questa munizione adesso andremo a testarla, ma sono chiaramente di alta qualità, perché l'industria stessa le sta producendo da oltre mezzo secolo. Allora, indossiamo le cuffie. Prego. Allora, Federico Luisi, inevitabilmente i colpi, siccome il cartello è posto a 100 metri di distanza, inevitabilmente il punto di taratura dell'arma è stabilito nei 200 metri, conseguentemente a 100 metri il colpo, mirando il centro, non deve andare a colpire esattamente il centro, ma deve andare a colpire più alto del centro. Per quanto riguarda la caduta del proiettile, in questo caso è nell'ordine dei 4 cm, 4 cm e mezzo. I colpi in questo momento si presentano rispetto a quello desiderato all'incirca un centimetro sopra il punto dovuto, e apporteremo la modifica abbassando di un click l'ottica. Come si può vedere dal cartello, la carabina con il movimento di un click si è abbassata correttamente. Luigi. Anche il prossimo colpo va di lì. Allora, tocca a te, perché poi camoscio il mio compito. Però è finito. Il mio compito è concluso. Arriviamo a Bondone, che è quella località che vedete nel fondo valle, proprio di fronte a noi, caratterizzata dalla presenza di quel campanile. Thank you.
guarda il mio dito, vedi su dove scende così la neve, e al margine sotto il pino, al margine del bosco, c'è quella macchina un po' più scura, quella riconosco. Ma dove? Qui a sinistra, dove c'è la discesa, a sinistra, dove c'è quell'albero, è quasi un po' coperto da quell'albero che sale su, la cima dell'albero.